Beh sì, innanzitutto grazie delle belle parole, perché è un traguardo che aspettavo da tempo e sono felice di aver raggiunto. Credo che i miei compagni questa sera abbiamo fatto forse una delle migliori prestazioni della stagione, ecco, potevamo ambire a qualcosina in più, però allo stesso tempo questa sera ci deve dare la forza che se giochiamo l'atteggiamento giusto e in un certo modo possiamo dar fastidio, come abbiamo dimostrato in queste ultime due partite, anche a squadre forti, ecco. Così? No, Scusa, non ho sentito. dico Delfino marchiato a pelle a questo punto. Speriamo, dai, sono tante, spero di farne ancora tante, spero di meritarmi appunto questa maglia, ecco, di confermarmi ogni volta perché, come ben sai, questo ruolo è fatto di continue conferme e nonostante tutto cerco sempre di migliorarmi ancora ogni allenamento perché credo sia ancora possibile, ecco, e è questo che mi spinge sempre a provare a fare un qualcosa in più, a migliorarmi e vorrei tagliare ancora un altro traguardo più avanti, ecco. Senti Vincenzo, ti faccio un'altra domanda. È stata una serata sostanzialmente da spettatore per te. Non era mai capitato in questo primo scorcio di stagione? Sì, me l'hanno voluta regalare i miei compagni per festeggiare in maniera tranquilla, ecco, no, scherzi a parte, hanno fatto veramente una partita anche in fase difensiva, credo veramente, veramente bene. Faccio i complimenti a tutta la squadra, ecco, c'è uno spirito giusto, c'è una grandissima voglia di portare a casa i risultati, la giusta compattezza e credo che adesso ci aspettano tre partite fondamentali dove si potrebbe aprire un bivio per un altro campionato. Ecco, dobbiamo cercare davvero di raccogliere le energie e cercare di fare più punti possibili. Risultato bugiardo, Vincenzo. Mi sa che sono solo io a farti domande oggi, non lo so. Non so se Volevo ci sono chiedere altri. scusa Vincenzo, ti Ah, volevo ecco, dire una prego, cosa, prego. scusa Massimo, sul No, rigore, vai, no? vai. Vai, vai. Torregrossa ha battuto un grande rigore a fil di palo, però tu sei sembrato quasi rammaricato di qualcosa che forse avevi potuto fare, l'avevi studiato forse diversamente. Ho avuto questa impressione, come se fossi un po' rammaricato su qualcosa che avessi potuto fare. Ma guarda, sì, l'avevo studiato un po', fino ad oggi non aveva mai fatto delle finte così accentuate, mentre comunque parliamo di un giocatore molto forte, quindi stasera ha tirato un tipo di rigore che in passato non aveva quasi mai tirato, interrompendo la rincorsa, e questo mi ha sorpreso un po', ecco, e rammarico per non averlo parato festeggiando insieme a questo traguardo, ma ci sarà tempo, dai. Grazie. Vincenzo, Ma cos'è cambiato con Brede? Innanzitutto, tanti giocatori importanti col passare del tempo hanno ritrovato la condizione giusta. Sicuramente il mister è stato bravo a entrare in empatia subito e velocemente con il gruppo e i risultati aiutano. È cambiato forse l'atteggiamento nostro, l'aver capito che il momento era delicato e il lavoro settimanale come sempre paga e ci stiamo avvicinando alle partite nel modo giusto, ecco, sta crescendo la condizione generale, tanto merito va comunque ai ragazzi e alla squadra di dare totale disponibilità al mister. Mentre, beh, il record dei portieri è un record a cui tengo e se dovessi riuscire a fare tutte le partite, probabilmente a fine stagione potrei raggiungerlo, ecco. È una cosa di cui
magari andrò orgoglioso veramente negli anni a venire per i miei figli, per tante cose, ecco, una cosa che mi renderebbe felice. Completo la domanda di Andrea. Vincenzo, complimenti innanzitutto. Il prossimo obiettivo è 300 presenze, possiamo dirlo, sì. Sì, io mi concentrerei più su quella che intanto è la trasferta di Chiavari, perché da qui a 300 mancano ancora troppe partite. Sì, vabbè, dai. Sono altri tre campionati alla fine, eh? Non è che... No, ma... due campionati e mezzo. Cioè. Sì, no, vabbè, numericamente si possono appunto sempre raggiungere. L'importante, ecco, è essere sempre, dimostrarsi un portiere all'altezza del Pescara, finché così sono molto felice, quindi... il numero delle presenze è un dato importante, però quello che più mi preme è riuscire a fare più parate possibili per aiutare la squadra, ecco, quella è la cosa importante. Vincenzo, non abbiamo toccato un argomento secondo me fondamentale che riguarda questa partita, che riguarda la direzione di gara. Cioè, a me sinceramente non è apparso un arbitraggio equo, e tra le cause che hanno impedito al Pescara di vincere probabilmente c'è anche la direzione di Prontera, non so se sei d'accordo. Ma ti dico la verità, innanzitutto dalla mia posizione certe situazioni sono un po' difficili anche da valutare, no? devo ancora rivedere le immagini. Sicuramente ho avuto la sensazione che ci potesse stare un rigore su Memushai. Domenica scorsa comunque c'è stato un episodio dubbio su Maestro. Diciamo che speriamo di aver pagato già un po' il nostro conto, tra virgolette, con la fortuna di essere un po' più fortunati nelle prossime partite, ecco, di avere qualche episodio che a favore, perché comunque sono episodi importanti, ecco, le partite iniziano ad avere un bel peso e l'importante è che noi continuiamo a creare, ecco, i presupposti per far sì che questi episodi anche a favore ci siano.